Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi nuovo video tutorial sulla fase difensiva. Ma fermatevi, mettetevi un attimino comodi, perché questo non è un tutorial, questo è il tutorial che probabilmente salverà anche la maggior parte delle vostre relazioni d'amicizia, perché oggi vi mostro, vi svelo, vi insegno come difendere il gol della me. Il famigerato passaggino al centro che tante volte sembra praticamente unstoppable. Quindi mettetevi comodi e andiamo subito a vedere di che cosa sto parlando. Innanzitutto vi devo dire che questo tip, questo consiglio, l'ho ereditato guardando per purissimo caso una clip tratta da una delle live di Boras Legend, che è un pro player di FIFA conosciutissimo, anche apprezzatissimo content creator, che appunto riceveva questo piccolo consiglio da un membro della sua chat. Perché dopo aver subito il classico gol con il passaggio al centro, vedete qua, sclera, perché dice: cavolo, questo era praticamente infermabile, ho preso l'ennesimo gol, non potevo fare niente. Invece dalla chat uno gli dice: ma no, vedi che in realtà quest'anno ti hanno dato l'opzione per poter fare qualcosa. E qual è questa opzione? Sappiamo che se noi andiamo a schiacciare l'R1 o l'R2 in fase difensiva c'è il raddoppio, ma se noi lo schiacciamo due volte, quest'anno hanno introdotto una nuova meccanica che si chiama team press parziale, ovvero tu mandi in raddoppio, in pressing, due giocatori e non più solo uno. Quindi che cosa succede? Guardate come lo va lui subito poi a mettere in pratica nell'azione successiva. Perché si ritrova poi in una situazione del genere, dove, guardate qua, sta per ricapitare la stessa dinamica. E potete notare però che su due giocatori in area di rigore è comparso un indicatore verde acqua, che è quello che sta ad indicare proprio il raddoppio del team partial press. Quindi vedete come quei due giocatori vanno immediatamente a coprire a uomo sui due giocatori che si trovano dentro l'area di rigore, rendendo molto ma molto difficile che quelli possano ricevere il pallone e trovarsi in una situazione pericolosa. Difatti, guardate qua, guardate come vanno perfetti e il suo portatore di palla non abbia più uno scarico, non abbia più la possibilità di costruire all'interno dell'area di rigore con la facilità che aveva avuto nell'azione precedente. Guardate come l'azione si risolve con un passaggio che arriva, ma con i giocatori che sono marcati, e Boras che riesce a recuperare tranquillamente la palla. Voi mi potrete dire: sì, ma è comunque una roba abbastanza difficile da fare, rimane un'azioncina abbastanza complicata, ma io vi ho registrato delle clip chiaramente fatte da me, perché ho applicato questa meccanica in diverse situazioni e adesso vi faccio vedere com'è andata. Eccoci subito in game. Allora, io con la mia classica divisa viola in fase difensiva sto ricevendo un attacco dalla classica fascia, dove l'avversario poi cercherà di attaccarmi con quei passaggi a scaletta per cercare l'uomo libero. Quindi infatti guardate qui come si viene a ricreare questo scenario nel quale Cristiano Ronaldo è completamente libero in mezzo all'aria. E io cosa faccio? Mentre tengo Koulibaly in maniera attiva selezionato, e quindi con questo magari possono andare ad attaccare il portatore palla e togliergliela, vado a schiacciare due volte l'R1 o l'R2 per attivare il doppio raddoppio, e immediatamente Lucio si va ad accoppiare a Mbappé, mentre Walker inizia una rincorsa su Cristiano Ronaldo per accorciare verso di lui. Quindi cosa succede qua? Che l'azione prosegue, come potete ben vedere, con il doppio raddoppio, però, che vado a rifare perché in quel momento lì l'azione era un po' sfumata. Guardate qui come con Lucio e il mio Walker vado a coprire perfettamente dentro l'area di rigore e l'azione poi si risolve in un nulla di fatto. Ma vediamone ancora un'altra. La fascia è sempre la stessa, stavolta allo Varane in possesso del pallone. Classico scenario da passaggio al centro, dove ci sono tre giocatori di cui uno liberissimo sul primo palo. Io vado in questo caso a prendere il doppio raddoppio. Guarda qui Vieira e De Bruyne che rincorsa si fanno, vanno a marcare perfettamente l'avversario, e io con lo switch sul giocatore più vicino al portatore di palla posso andare tranquillamente a recuperare la sfera. Ancora un'altra situazione di gioco questa, dove il mio avversario aspetta prima di
salire per attaccarmi. Adesso poi cerca un passaggio che però non ha fortuna. Qua vengo un'altra volta attaccato, Mendy recupera il pallone e adesso si può innescare la scaletta. Vedete qua che io vado a schiacciare due volte il tasto del raddoppio, con Lucio in automatico vado a marcare il passaggio su Mbappé e mentre Mbappé ha il tempo di girarsi io ho già chiuso con Vieira e mi vado a recuperare la palla. Ma vediamo ancora in questo caso un'altra azione, perché ripeto ne ho fatte svariate. Anche in questo caso azione della fascia con Cristiano Ronaldo che si butta bello cattivo dentro questo spazio con il doppio passo. Vedete come qui si viene a liberare dentro l'area di rigore ancora una volta Ginola, ma schiacciando il tasto del doppio raddoppio ho Koulibaly accoppiato a Mbappé e questo Vieira che sta andando a tagliare qui al centro per evitare guai peggiori. Difatti l'azione poi continua, guardate quel Vieira come arriva a chiudere e mentre Vieira arriva poi a stringere anche sul primo palo, io nel frattempo switchato su Lucio gli ho intercettato il passaggio. Quindi come dinamica è sempre bene o male un attacco che arriva dalla fascia esterna, schiacciamo due volte il tasto del doppio raddoppio in maniera tale che i nostri due uomini più vicini alle minacce vadano a stringere, ma poi vedete come il movimento è armonico, cioè se l'avversario si mette a fare dei movimentini per cercare di liberarli, niente, quei due uomini gli rimangono attaccati e francobollati. Ve lo faccio vedere meglio andando a riguardare il replay ravvicinato di quello che è successo prima a Boras. Eccola, guardatela qui al rallentatore questa situazione con l'uomo che sta puntando dentro l'area di rigore, ma apprezzate il movimento automatico che vanno a fare i due nostri giocatori all'interno dell'area di rigore. Vedete, perché lui qui si mette a cercare di disorientarli tornando indietro, facendo qualche tocchino, ma niente, quei due ragazzi sono rimasti francobollati, non si smuovono mica da lì, non li fanno passare manco per sbaglio, tant'è vero che poi l'azione si risolve in un nulla di fatto. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere soprattutto nei commenti se già conoscevate questa tecnica, se la proverete, se vi torna utile nel momento in cui la mettete in gioco, condividete lo sto tutorial, spolliciate, non ve lo chiedo mai, però in questo caso magari può servire a farlo girare un po' di più. Vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, sono Dani Riberoschi, ciao!